Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo delle caridine eteropode, comunemente chiamate Neo Caridine Red Cherry, e delle caridine japoniche, chiamate comunemente caridine multidentate. Entrambe le categorie di crostacei derivano dalla famiglia Atyidae e provengono dal sud-est asiatico, come la Cina e il Giappone. Sono entrate a far parte, diciamo, di quasi tutti gli acquari in questi ultimi anni e vanno molto di moda. Parlando delle caridine japoniche, comunemente chiamate multidentate, possiamo dire che sono state scoperte e impiegate negli allestimenti di Takashi Amano. Sono leggermente più grandi come dimensioni rispetto alle neocaridine e vengono utilizzate soprattutto per mangiare ed eliminare le alghe nell'acquario, anche se ovviamente non porteranno a grandi risultati. La loro colorazione non è molto accesa, anzi spesso sono trasparenti e presentano dei piccoli puntini rossi. Parlando delle neocaridine, comunemente chiamate red cherry, possiamo dire che in quanto a dimensioni sono leggermente più piccole delle japoniche. Esistono molte specie di neocaridine di varie colorazioni e le più importanti sono Red Cherry, White Pearl, Biene, Chocolate, Black, Sakura, Tiger, Green, Blue e Yellow. Sono crostacei che si adattano molto bene agli acquari di comunità. Ovviamente stiamo attenti a non metterli con pesci predatori, consigliamo i Guppy, i Corydoras, gli Endler e gli Otocilnclus. Essendo quindi anche loro animali da branco, consigliamo di acquistarne almeno 5-10 esemplari, dato che comunque sono molto piccoli e non avranno bisogno di moltissimo spazio. Un consiglio che possiamo darvi è quello di inserirli in acquari coperti, perché potrebbero tentare la fuga. A noi è già successo. Entrambe le categorie di crostacei sono leggermente delicati per quanto riguarda la presenza di troppo fertilizzante e o inquinamento dell'acqua. Come la maggior parte dei crostacei, la loro crescita è scandita da una muta. Cambieranno quindi, varie volte nella loro vita, la loro pelle. Entrambe necessitano di spazi nei quali nascondersi, sia per difendersi dagli eventuali predatori, sia per potersi accoppiare. La differenza che potremo notare tra maschi e femmine è che queste ultime sono più grosse e colorate. In più, negli esemplari che sono leggermente trasparenti, noteremo una sacca diciamo al centro del corpo che servirà appunto per le uova, e questo sarà molto visibile e differenzierà i maschi dalle femmine. Sono animali ovipari e la loro riproduzione in acquario è molto facile. Le uova le vedrete attaccate al ventre della madre e dopo una ventina-trentina di giorni si schiuderanno. I nati nascono già formati e per favorirne l'accoppiamento consigliamo di incrementare leggermente la temperatura. Entrambe le specie sono onnivore e prediligono compresse da fondo oppure verdure sbollentate oppure degli scarti animali. Nel caso delle japoniche gradiscono molto le alghe. Le dimensioni che raggiungeranno le neocaridine sono massimo 2 cm, mentre invece le caridine japoniche 5 cm. Lo spazio occupato sarà totale, il range della temperatura ideale va da 15 a 27, il range del pH da 6,2 a 8, il range del GH da 5 a 15. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH, KH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare
sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e Materiale Tecnico. Se invece volete avere più informazioni per quanto riguarda il gambero Atyopsis molluscensis, vi consiglio di guardare questo video. Vi ringraziamo per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Vi consiglio di commentare qua sotto per eventuali domande e cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.